Ma la cosa più importante non è tanto quello che abbiamo detto noi, la cosa più importante è la vostra presenza qui, perché questa è quella che fa veramente richiamare l'attenzione e la percezione di un problema che esiste. Guardate, io ho detto più volte, anche alle TV, un aspetto importante: il nostro compito è quello di raccogliere quello che viene dal territorio, il nostro compito è quello di rappresentare una comunità, il nostro compito è quello di rappresentare una comunità, la comunità teramana in questo caso, e di incanalarla in una proposta. Noi la proposta l'abbiamo fatta, le richieste le abbiamo fatte, noi siamo stati la vostra staffetta, siamo venuti qui e le abbiamo consegnate. Ora tocca a qualcun altro portarle avanti. Noi continueremo a lavorare, naturalmente non ci fermeremo, stando attenti. Abbiamo ricevuto delle assicurazioni, abbiamo fatto tante richieste, alcune sicuramente saranno accolte, su altre si sta studiando, vedremo fino all'ultimo giorno di approvazione finale, di conversione finale del decreto in legge, quante di queste proposte saranno accolte. Però io dico che oggi è solo l'inizio, perché le risposte che ci hanno dato è soltanto una disponibilità a valutare quello che noi abbiamo chiesto. La disponibilità in questo momento ci basta, ma non molleremo e non toglieremo l'attenzione dal governo finché il decreto uscirà da quelle aule. Abbiamo solo iniziato e noi la prossima settimana saremo qui a Roma, perché io ho chiesto un tavolo permanente con noi amministratori, con il governo e con i parlamentari, perché ci fidiamo, ma fidarsi è bene, lo sappiamo qual è il proverbio. Noi oggi la De Michelis, devo dire che ci ha dato delle rassicurazioni, verificheremo puntualmente se quello che ci è stato detto verrà attuato. Oggi è stata una giornata memorabile, ma è solo l'inizio, perché la nostra città non può morire, il nostro territorio non può morire, e noi tutti insieme faremo in modo che questo non accadrà. Grazie per essere stati qui, grazie Forza Teramo. Adesso...